Dall'amore per i cani può nascere un lavoro? Decisamente sì, se si pensa alle professioni cinofile come l'educatore e l'istruttore. Nel caso di educatori ed istruttori cinofili occorre un'adeguata preparazione teorica e tanta, tanta pratica. Francesco Sacco si occupa di cinofilia dal 2011, costruendo la propria formazione fra manuali universitari, stage su tutto il territorio nazionale e all'estero e un gigantesco monte ore di pratica. Dal 2013 si occupa di recuperi comportamentali, specializzandosi soprattutto nella rieducazione di cani aggressivi e fobici, vantando una lunghissima lista di successi. Nel 2014 sviluppa un proprio metodo per la formazione di unità cinofile da soccorso, integrando i punti di forza di tutte le discipline cinofile studiate e l'etologia applicata, portando a numerosi successi personali e del proprio team in ricerche reali di persone scomparse. Francesco, raccontaci la passione per questo tuo lavoro così particolare e spiegaci in che cosa consiste fare l'addestratore cinofilo. Allora, il lavoro di addestratore, educatore cinofilo, istruttore, poi sono parole più che altro, anche se c'è una piccola differenza, ma sono tutti lavori che vanno poi a convergere nella conoscenza del cane. È un lavoro complesso, una professione più che un lavoro, molto complessa e che richiede una enorme formazione personale. Bisogna studiare molto, è un lavoro che col passare degli anni si è spostato sempre verso una maggiore professionalizzazione della figura dell'addestratore, dell'educatore. Negli ultimi 10-15 anni è cambiato molto il modo in cui ci si è approcciati a questo tipo di attività, perché a livello universitario, a livello di ricerca si è andato molto molto avanti sullo studio del comportamento degli animali e sui metodi di addestramento dei cani e sulla gestione del cane nel quotidiano, andando sempre verso un maggiore rispetto dell'animale, del diverso, ecco, che è una cosa di cui bisogna sempre fare attenzione. È appunto che il fatto che abbiamo a che fare con un'altra specie. Francesco, ma cosa significa avere a che fare con un'altra specie? In che modo bisogna rapportarsi con il proprio animale e perché è importante addestrare un cane? Avere a che fare con un'altra specie ci obbliga a cambiare il nostro modo di affrontare il mondo, il nostro modo di affrontare l'altro. Dobbiamo essere noi a piegarci per andare incontro alle esigenze dell'altro animale. Non possiamo esigere dall'altro o aspettarci che il cane capisca autonomamente come funziona un mondo che al momento è altamente antropizzato, è fatto a misura d'uomo, non a misura di cane, e non possiamo pretendere che il cane si adatti autonomamente a questo tipo di ambiente e senza nessuno sforzo da parte sua, ma neanche senza nessuno sforzo poi da parte nostra. È nostra responsabilità fare in modo che il cane si possa trovare bene nel contesto urbano o comunque a contatto con l'uomo e con tutto quello che abbiamo costruito intorno a noi. Ecco, tu ti occupi di addestrare ma anche di rieducare cani che hanno problemi comportamentali, giusto? Sì, assolutamente, e sono cose che sono poi strettamente collegate, nel senso che fare una ottima educazione quando il cane è ancora cucciolo, quando il cane è giovane, impostare in maniera corretta i ruoli all'interno della famiglia, impostare delle attività con il cane, far fare dello sport al cane, far fare giocare in maniera corretta con il cane, sono tutte cose che di solito fanno in modo che non si verifichino problematiche comportamentali. Di base tutti i cani sono molecolari, cioè tutti i cani hanno la capacità di discriminare in maniera molto molto precisa gli odori, l'odore sia delle persone sia delle malattie, dei tumori. Ultimamente stanno facendo molte ricerche per quanto riguarda l'utilizzo di cani anche in ambiente medico. Poi per cane molecolare spesso si intende il cane da ricerca di persone in discriminazione olfattiva. Quindi un cane a cui si dà un'impronta olfattiva e da quell'odore riescono a risalire al percorso
che la persona ha fatto. E sì, la formazione di questi cani è molto molto complessa, perché se da un lato, come dicevo all'inizio, il cane ha questa capacità di discriminare gli odori, dall'altro c'è tutto il lavoro sia dell'istruttore ma anche dell'operatore nel fare in modo che il cane la utilizzi, questa sua capacità, per un fine poi utilitaristico. Per i cani poi è sempre gioco, quando si imposta l'addestramento nella ricerca di persone, il cane pensa che poi giocherà con la persona che andrà a trovare. Da 2 anni e mezzo abbiamo questa associazione Abruzzo Canine, abbastanza giovane ma che si è fatta vedere parecchio sul territorio. Abbiamo collaborato a parecchi interventi nella ricerca di persone, anche con ottimi risultati. Ecco, tu organizzi anche corsi per tutti coloro che vogliono approcciare a questo mondo e diventare a loro volta istruttori o educatori. Sì, organizzo questi corsi anche perché ricordo la mia esperienza molto molto complessa nel formarmi. Quando ho iniziato io ho dovuto girare veramente mezza Italia per riuscire a trovare gli istruttori con cui avere a che fare, quelli che potevano darmi quel qualcosa in più nella formazione, che potevano darmi quel qualcosa che mi differenziasse da un mercato che attualmente è in esplosione, un settore che si sta evolvendo molto, ed è un settore che richiede sempre un maggiore grado di specializzazione. Stiamo organizzando questi corsi appunto contattando, cioè facendo il giro al contrario, sto chiamando tutte le persone con cui collaboro o di cui ho estrema fiducia da tutta Italia e le sto portando qui a Pescara. Poi in realtà siamo fra Pescara e Spoltore, ci muoveremo per questo corso, per avere quel livello di formazione anche qui localmente, dove non c'è. Ecco, ma come si struttura un corso del genere? Io sono molto curiosa, raccontami. Che un corso di questo tipo è un corso molto 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 ampio dal punto di vista del programma, dei contenuti. Si passa dall'etologia, dallo studio del cane, allo studio del comportamento, alla psicologia. Avremo anche dei contenuti di neurofisiologia, ci saranno dei contenuti su quanto riguarda tutta quanta la parte legale e amministrativa, perché dicevamo è un lavoro che si sta sviluppando, ma ha anche delle norme molto molto stringenti per quanto riguarda la gestione degli animali. Per fortuna l'attenzione nel benessere degli animali sta aumentando sempre di più, anche la sensibilità delle persone sta aumentando tanto. Francesco, per tutti coloro che sono interessati e che volessero contattarti, dici in che modo possono fare? Possono contattarci alla mail di Abruzzo Canine, quindi Abruzzo k9@gmail.com, o telefonicamente 328-9468-969. Possono parlare con noi per potersi iscrivere a questi corsi, assolutamente. Quando inizieranno? I corsi iniziano il 1° settembre, e quindi siamo lì, siamo in dirittura d'arrivo, e durano fino al 7 aprile, dove ci sarà l'esame di valutazione della formazione di questi ragazzi, giovani, meno giovani, che vogliono formarsi per questo tipo di professione. Nel corso di questi corsi, perdona il gioco di parole, si avrà la possibilità di avere a che fare proprio con i cani e quindi di tastare con mano l'educazione dell'animale? Assolutamente, è stato proprio voluto nella formazione inserire un contatto obbligato, fra virgolette, con i cani, perché molto spesso si fa formazione online, si fa formazione con corsi dove poi in realtà il cane non lo si vede. Quindi poi è molto difficile, per chi ha fatto questi corsi, approcciarsi con il cane reale, con persone che hanno una problematica con il cane e vogliono risolverla. Per questo motivo abbiamo strutturato il corso con 100 ore di tirocini obbligatori, in cui lo studente potrà approcciarsi direttamente con il mondo del lavoro, potrà approcciarsi direttamente con le persone che hanno un cane e che vogliono gestirlo in maniera corretta, e apprenderanno anche quali sono le modalità di azione, come agire in queste situazioni. Il corso si rivolge principalmente a chi vuole fare di questa passione per gli animali una professione.
è appunto un corso professionalizzante, ma ovviamente è aperto a tutti, anche a chi vuole conoscere come ragiona il proprio migliore amico, quindi non mettiamo dei paletti a monte per chi vuole conoscere, siamo sempre aperti alla conoscenza, al confronto, allo studio. Poi è proprio la base di questo corso, è proprio l'apertura allo studio. È un punto di partenza importante, perché comunque è un corso molto molto completo, ma che spingerà questi ragazzi che vorranno affrontare questo percorso a uno studio continuo, anche perché il mondo del lavoro oggi funziona così, bisogna formarsi continuamente e bisogna rassegnarsi a questo. Francesco, qual è il lato più bello del tuo lavoro, quello che ami di più? Il lato più bello del mio lavoro è sicuramente quello di riuscire a creare un'intesa forte fra i proprietari e i loro cani, perché molto spesso alcuni piccoli errori nella gestione, alcune minuzie possono minare anche in maniera importante il rapporto fra cane e padrone. Risolvere queste situazioni porta solamente un vantaggio da entrambe le parti, di quelle situazioni win-win, vince il cane, vince il padrone, vincono tutti. E io sono molto soddisfatto quando riusciamo a creare questa magia. Fra tutti c'è perfetta armonia e ognuno